Gecko è tornato. Oliver Stone, dopo 23 anni con il sequel Wall Street e il denaro non dorme mai, fa rivivere il contraddittorio e spietato personaggio interpretato da Michael Douglas, affiancandolo a un Shia LaBeouf che diventerà suo genero. Le motivazioni che hanno spinto il regista a rivolgere di nuovo lo sguardo al mondo della finanza sono sicuramente molteplici. In primo luogo la situazione economico-finanziaria mondiale e il desiderio di esplorare una New York dopo l'11 settembre. Il nuovo capitolo ambientato nel 2001 si apre con Gecko che finalmente esce dal carcere dopo 8 anni e si ritrova solo, abbandonato dalla sua famiglia e ostracizzato dal mondo della finanza. In soli 7 anni però arriva al successo con un bestseller originale e provocatorio che denuncia la situazione economica odierna e profetizza l'imminente collasso del sistema finanziario. Il pregio del film è di riuscire a parlare di finanza ed economia in modo da rendere il tutto accessibile e fruibile al grande pubblico. Vi è la rappresentazione cioè di un'economia malata, disintegrata dagli interessi e dalla vita. Il personaggio di Gecko, dunque, sembra perdere la forza e la consistenza precedente a favore di un profilo più defilato, misterioso e subdolo, che lo vede applicare alla vita familiare e ai rapporti interpersonali le regole del mondo della finanza.